soluzione, fare in modo che questo diventi una soluzione strutturale, cioè che non si risolve il problema pagando i vecchi debiti facendone dei nuovi, perché se facciamo così il problema si riproduce. Quindi è chiaro che la nostra intenzione è quella di innescare un meccanismo che garantisce tempi certi di pagamento. Teniamo conto che questo per noi significa anche, ad esempio in certi contesti, penso alla sanità ma anche ad altri, ridurre i costi, perché è chiaro che un'impresa che sa che sarà pagata con gravi ritardi mette nel prezzo anche l'onere finanziario del ritardato pagamento. Noi vogliamo innescare meccanismi di pagamento tempestivo e pretendiamo e chiediamo alle imprese di riallineare i costi ai costi effettivi, perché non ci sarà più un problema di oneri finanziari. Quindi questa è una scelta che abbiamo fatto. Sul referendum potresti